Buongiorno amici di Apetime, sono Nicole Cavazzotti, la firma del magazine e oggi proseguiamo il nostro appuntamento con l'intervista e la scoperta della qualità italiana con un'azienda toscana. L'azienda toscana si chiama Vermut del Mugello e l'ha fondata Lorenzo Gironi con altri colleghi. Io vorrei a questo punto farvi subito parlare con Lorenzo, eccoci qua. Buonasera a tutti, ciao Nicole. Ciao Lorenzo, che piacere. E funziona anche incredibile la diretta. La prima volta che gestisco io la regia, scusate, sono imprevisti tecnici. Allora, Lorenzo, questa avventura Vermut del Mugello si è partiti nel 2018, in realtà poi la distribuzione nel 2019 con il Vermut del Mugello Oro, quindi quello Esatto. bianco, e poi abbiamo la novità di qualche mese fa, che è invece il Vermut del Mugello Rosso Cremini. Mi vuoi raccontare un po' come è nata l'idea? Che c'è intorno a te, siete dei soci, raccontami proprio il Certo. progetto. Allora, la nostra è un'azienda relativamente giovane, insomma, mi reputo ancora giovane e ho avuto la fortuna di poter coronare, diciamo, la mia passione insieme a amici di infanzia e ho avuto la fortuna anche di condividere con loro tutta l'esperienza lavorativa, perché da 18 anni praticamente io insieme ai miei soci abbiamo intrapreso la nostra esperienza lavorativa sempre in condivisione Chi sono dal i soci? 2008. Menzionali, Lorenzo, così I facciamo. miei soci sono tutti ragazzi del Mugello e abbiamo praticamente tutti la stessa età, siamo sei in totale. E nel 2015 abbiamo iniziato con dei corsi di formazione per il bar, sino a poter aprire un locale tutto nostro che è stato aperto da un annetto e mezzo in un contesto ora non troppo felice, però insomma sta funzionando e siamo estremamente contenti. Però diciamo che nel nostro background c'è sempre stato il desiderio di creare un prodotto tutto nostro, che è sempre passato in secondo piano, sino appunto nel 2018 siamo riusciti ad entrare in contatto con un opificio artigianale che sta veramente a pochi chilometri da noi, che è l'opificio Nunquam, è uno degli opifici artigianali più importanti nel centro Toscana, dove addirittura si produce il famoso vermut bianco di Prato che su documenti scritti è il vermut che ha la ricetta più antica, quindi diciamo che è un opificio a conduzione Un familiare e opificio, non sono i primi arrivati. condizione, scusami Lorenzo, familiare, suppongo che abbia anche, vi dia la possibilità di produrre un numero variato di bottiglie, anche poche, o no? Esatto, no, principalmente è il nostro approccio. Noi come azienda su Vermut del Mugello adoperiamo seguendo l'etica del less is more, che è sempre stato attribuito nell'ambito dell'architettura e traducendolo è proprio meno è di più. Quindi andare a sacrificare quella che è la quantità, i numeri, però per andare poi a lavorare sulla qualità. Ed è un po' l'approccio che abbiamo cercato, abbiamo trovato, che portiamo avanti e che porteremo avanti. Quindi già dal principio la scelta di operare in un opificio artigianale che è chiaramente limitato nella produzione ha sposato completamente quello che era il nostro desiderio, ovvero di lavorare su piccole quantità e mantenere alta la qualità dei nostri prodotti, Senti, assolutamente. quanto tempo ci avete messo per studiare e perfezionare le due ricette? Come dicevo, è rimasto sempre un desiderio secondario quello di fare un prodotto. Ecco, magari inizialmente non eravamo convinti sulla tipologia di prodotto su cui lavorare. Esatto, e non era, l'idea non era nel vermut, era più appunto un desiderio che avevamo. Dopodiché siamo entrati in contatto con una tradizione che possiamo dire che popolare del Mugello nel dopoguerra,
veniva creato questa specie di liquore, questa specie di vino fortificato a partire dal vino bianco, utilizzando un ingrediente ben preciso, che era quello dello zafferano, e veniva fatto principalmente nella zona di Vicchio del Mugello, che è uno dei comuni. Ne abbiamo approfittato, abbiamo un po' approfondito la questione, siamo appunto entrati in contatto con l'opificio e abbiamo studiato per un annetto la ricetta da poter proporre, e di base con la volontà di valorizzare ed esaltare il nostro territorio. Infatti lo abbiamo anche inserito nel nome del nostro prodotto, perché ci crediamo veramente tanto. Il Mugello è una zona che ha da offrire tantissimo, e volevamo valorizzarla sfruttando un canale che ancora non è stato aperto, era quella dei liquori. E insieme all'opificio quindi abbiamo studiato un prodotto a partire, che in questo caso, come dicevi prima, è il nostro vermut bianco, che è il vermut oro, a partire da un vino prodotto direttamente in Mugello, quindi inserire proprio il Mugello sin dal cuore del nostro prodotto. Anche il vermut rosso, ricordiamo che è a base, si parte da un Chianti. Esatto, perché con il vermut rosso abbiamo voluto fare uno scalino in più e legare il Mugello al cuore della produzione vitivinicola toscana, che è quella del Chianti. Lorenzo, senti, questi due prodotti si inseriscono perfettamente in quello che è una tendenza degli ultimi anni, ovvero la riscoperta, dalla parte del territorio, delle tradizioni, delle ricette locali e del valore proprio del chilometro zero, se non è chilometro zero, comunque della vicinanza. Esatto. Dopo il vermut, che intenzioni avete? Perché sicuramente a questo punto suppongo allargherete la vostra produzione. Allora sì, lo faremo passo dopo passo. Per una realtà piccola come la nostra, se prima dovevamo camminare invece che correre, adesso dovremo andare un po' in punta di piedi, perché insomma il contesto, il periodo per realtà come la nostra e ovviamente per tutto il resto delle attività produttive in Italia e nel mondo già è difficile. Per invece aziende come la nostra, quindi, bisogna andare ancora più lentamente. Oltre al vermut c'è l'idea di ampliare la gamma e magari di lavorare su un amaro e qualche altro prodotto che adesso non posso svelare. Senti, al gin, che in Toscana, ginepro evidentemente, botanica tipica della Toscana, negli ultimi anni ci sono stati molti produttori artigiani di gin. Non ci avete mai pensato perché c'era troppa concorrenza o perché magari lo farete in futuro? No, in realtà il gin è un prodotto che abbiamo trattato sin dall'inizio, per entrambe le questioni che hai appena detto. Sicuramente ci sono le realtà di produzione del gin negli ultimi anni sono aumentate considerevolmente. Non ci volevamo inserire in un mercato che poteva sembrare saturo, e soprattutto volevamo creare dei prodotti che potessero dare valore al nostro territorio, e l'abbiamo individuato più sulla parte della liquoristica. Certo. Rispetto alla distillazione, insomma. Senti, questo contesto difficile, imprevedibile, in cui questi 12 mesi insomma, abbiamo lavorato, ovvero l'epidemia, l'emergenza Covid, quali sono state le principali difficoltà per voi relativamente evidentemente al secondo prodotto, al vermut nel Mugello Trinisi? Nella produzione, la distribuzione, nella comunicazione? Non è stato semplice, era chiaramente una produzione programmata per questo anno. L'emergenza ha fatto sì che i tempi slittassero, si parla di realtà produttive molto piccole, quindi dell'opificio artigianale, e quindi non direttamente da noi, quindi soltanto il poter coordinare tutte le variabili fanno sì che poi alla fine arrivi il prodotto finito, l'emergenza ha fatto sì che rallentassero i tempi, quello assolutamente. Non ci siamo mai fermati però, e non ci fermeremo,
perché appunto chi si ferma è perduto, e anche se il contesto non è migliore, noi cercheremo sempre di andare avanti, ci saranno delle novità anche per quest'anno. Lorenzo, ma chi acquista oggi? Perché io, parlando con un po' di colleghi tuoi, percepisco un grande stallo, sia nei consumi, ovviamente, visto che i bar sono mezzi chiusi, sia nei rifornimenti. Esatto. Abbiamo notato però che la nostra tipologia di prodotto ha un forte richiamo verso i clienti privati. È normale che durante la pandemia, con i locali chiusi, la ristorazione in stallo potessero essere dei rallentamenti negli ordini. In realtà abbiamo visto che il cliente privato è molto attirato, quindi probabilmente lo stallo della ristorazione, o comunque anche il cambiamento dello stile di vita, ha fatto sì che molte persone, anche non del mestiere, potessero andare su internet, cercare prodotti nuovi, realtà nuove, perché comunque l'artigianale, il made in Italy, negli ultimi anni ha preso molto campo, e questo periodo ha fatto sì che ci potesse essere un'impennata abbastanza importante. Indubbiamente. Lorenzo, quindi in questi 12 mesi, quali sono state le strategie che avete scelto per la distribuzione dei prodotti? Hai parlato di online, vorrei sapere un po' appunto di più su questo. Allora, come dicevo prima, andiamo step by step. Per adesso, sin dal 2018, quando è uscito il Vermouth Bianco, operiamo con una distribuzione diretta, quindi sfruttiamo il numero, insomma, di soci, e riusciamo bene o male a poter gestire la distribuzione direttamente. Per quest'anno era in programma appunto un incremento di distribuzione, che insomma stiamo valutando, dovremo valutare appunto la situazione nella sua evoluzione, però ecco, volevamo fare quel passetto in più. E nello stesso modo, dato che abbiamo notato una curiosità da parte dei clienti su internet, era quello di affiancare la distribuzione ad un negozio online. Ma un negozio vostro, oppure state pensando di aprire un negozio virtuale, per esempio su un eBay, su un Amazon? Uno nostro. Volevamo fare. Avete valutato vantaggi e svantaggi di entrambe le cose? Quali sono? Anche per magari chi ci seguisse può essere interessante. Perché aprire un negozio vostro e non aprire un negozio virtuale su Amazon, per dire? Volevamo rendere giustizia al prodotto, portare la qualità anche a livello di comunicazione, e sicuramente incentrare un sito internet sul prodotto può dare più forza e più comunicazione al prodotto stesso. È chiaro che si porta dietro dei rischi che non sono pochi, perché dopo aver aperto un negozio online è fondamentale poi far sapere alle persone che il negozio online è aperto, e penso sia il procedimento più difficile. Ecco, quindi siamo consapevoli di ciò, però ecco, volevamo portare, insieme ad un aumento di distribuzione, anche la visibilità su internet, sì. Ho capito, chiarissimo. Senti, allora, in generale, io avevo un collega che, vabbè, ha altri impegni in giro per il mondo e che faceva un po' da conduttore. Noi arrivavamo a metà intervista facendo una cesura e una domanda che poi ci spostava altrove. Lui non c'è, te la faccio io, come dire, mi improvviso come se fosse un'altra faccia. Lorenzo, tu non sei soltanto un produttore di Vermouth, ma sei anche soprattutto un bartender, titolare di un locale. Esatto. Ecco, che locale è, per chi non ti conoscesse? Anzi, è un locale in Mugello, perché ormai abbiamo investito tanto sul nostro territorio, un locale che è aperto nel dicembre 2019 a Barberino di Mugello. E per non farsi mancare niente. Pochissimi ristori tu. Esatto. Tra parentesi. Però ce l'abbiamo fatta, ce la stiamo facendo.
abbiamo lo stesso approccio che abbiamo utilizzato sul Vermut e Mugello anche sul locale, quindi una ricerca costante di qualità. E il locale è nello specifico una pizzeria cocktail bar. Quindi ecco, abbiamo allora, unito. Pizzeria cocktail bar, come si sta stai cavando con tutti questi DPCM? Le regole sono cambiate tantissime, troppe volte, però che cosa avete fatto in questi mesi a livello di orario di apertura e proposta? Abbiamo avuto la fortuna, se si può chiamare fortuna, di essere in un paese, quindi in un contesto di paese, che rispetto ai centri storici delle città ha subito in maniera decisamente inferiore quelle potessero essere le conseguenze di questa situazione. Ci siamo dovuti un po' reinventare durante il primo lockdown a marzo con un delivery di cocktail che ha funzionato, delivery di cocktail in buste sottovuoto, che quindi dava la possibilità ai nostri clienti di poter stoccare il prodotto e magari berlo in delle occasioni. E ha funzionato tanto, ha fatto sì che si potesse ripartire con la pizza. E per quanto riguarda gli orari, ci siamo detti di non chiudere, ma aprire quando eravamo certi di poter lavorare. Quindi mai? Scusa la battuta. Quindi mai? No, sì, allora, fondamentalmente mai. Però ecco, adesso per esempio diamo molto peso a quello che è il cocktail bar, abbiamo una buona risposta, quindi facciamo un'apertura pomeridiana per i clienti che vogliono venire a consumare, dato che è zona gialla, e con la chiusura dalle 18 e dalle 19 poi partiamo con l'asporto di pizza dal mercoledì alla domenica, in modo tale da concentrare il più possibile la richiesta. Allora, insomma, i clienti tu li percepisci rispetto al primo lockdown, insomma alla fine del primo lockdown, li percepisci sereni, uguali, preoccupati, impauriti? Come li vedi questi clienti? Noto un cambiamento che penso sia fisiologico, insomma, come viene detto spesso, la pandemia ha intaccato, oltre chiaramente all'aspetto economico e di salute, ha intaccato una costante nella vita di un essere umano, che è la socialità. Vedo la ricerca della socialità il più possibile quando ci sono questi spiragli di speranza, però ecco, vedo che i clienti sono scoraggiati, seppur speranzosi, perché non può piovere per sempre, cioè, quindi con l'estate alle porte c'è la speranza di poter tornare alla quasi normalità, però ecco sì, un cambiamento c'è stato. Assolutamente, quello è percepibile. Voi siete al Mugello, lo ricordo se magari qualcuno ti seguisse adesso in diretta. Quanti abitanti siete? Allora, Barbino di Mugello conta 12.000 abitanti più o meno. E quanti cocktail bar hai come competitor bar, insomma, quanti colleghi hai in città? Allora, pochissimi. Diciamo zero, probabilmente siamo l'unico. Sì, quindi la concorrenza non è spietata. La scelta di aprire a Barberino era sì strategica, ma era anche per sperando di dare un là per una ripartenza, una rinascita, magari anche una cultura del bere a partire da questa apertura. Si è notato tanto negli ultimi anni, dato che abbiamo lavorato molto sulla cultura del buon bere, che la nostra clientela si sta educando, sta ricercando, chiede sempre qualità, si informa, però ecco, attualmente come cocktail bar siamo gli unici a Barberino di Mugello. Poi quindi chiaramente è stato Mugello anche l'unico che ha potuto, scusami ti ho interrotto, ma è stato anche l'unico che ha potuto, dicevi prima, preparare i drink pre-batch sottovuoto, non avevi concorrenti? No, Barberino no. Quali erano i venuti mediamente in una
serata? Se hai fatto una media di questo, del periodo? In una serata, considerando appunto le dimensioni e il contesto in cui siamo, si andava su centinaio di cocktail a sera. È tantissimo. Infatti è stata una follia, è stata una sorpresa anche per noi. È una scommessa, ma che ha ripagato pienamente. Probabilmente il fatto di essere gli unici ci ha aiutato, quello sicuramente. Penso sicuramente, molti tuoi colleghi al primo lockdown, penso quelli proprio toscani, Parolai di Siena per esempio, furono i primi a introdurre a Siena questo tipo di servizio e al primo giro ebbero molto successo, poi al secondo, un po' perché si era diffusa anche la tendenza dei ready to drink, hanno avuto meno consensi, ma tu di fatto rimani da solo, quindi... te la giochi anche più facile, non però comunque abbiamo notato anche noi una richiesta inferiore, assolutamente. Ma perché i bar erano aperti, secondo te, o perché... sì sicuramente, quindi il cliente cercava quanto più possibile di uscire da casa e cercare di ritrovare la normalità in quelle poche ore che erano a disposizione, e quindi sì, abbiamo notato anche noi una diminuzione importante rispetto al primo lockdown. Lorenzo, in tanti tuoi colleghi, chiedono a gran voce di innanzitutto allungare gli orari di lavoro dei bar, assicurando che siano in grado di rispettare i protocolli di sicurezza. Questo iniziamo da qua. Sei d'accordo? Che cosa ne pensi? Siamo in grado? Allora, questo è un mio pensiero personale, perché non mi sento in grado di discutere quelle che sono le decisioni che vengono prese a livello del governo. Sono consapevole che stiamo vivendo un periodo difficile, insomma, un periodo unico nel suo genere, e che le restrizioni che vengono prese sono appunto restrizioni per un'emergenza, per una situazione unica. Sicuramente, ed è indubbio, la ristorazione in generale ha subito un trattamento molto duro nei vari mesi, nei vari DPCM. Si parla di uno dei settori che sono stati più colpiti. Insieme mi viene in mente al turismo, insomma, a molti altri, esattamente, magari. La cultura. Però ecco, potremmo, non sono a richiedere un'apertura più lunga, però ecco, sono convinto che seguendo le norme potremmo riuscire a lavorare un po' di più, quello sicuramente. Ma le norme le seguite, no? Assolutamente sì, sin dall'inizio del primo lockdown. E nella nostra zona, per esempio, avevamo anche preso la sicurezza finanziata da noi alla porta per scaglionare gli ingressi. Questo è un argomento che sto trattando in questi giorni, proprio questo della sicurezza, nel senso che, fermo restando che sia sicuramente più facile mantenere il distanziamento sociale in un ristorante, dove la gente va per mangiare con l'amico, il fidanzato o comunque con quel gruppo di persone con cui sta andando a cena. In un cocktail bar notturno, che nasce come luogo sociale, in teoria viene anche un po' snaturato il fatto che io non mi possa in realtà più di tanto avvicinare al tavolo vicino, è più complicato per voi gestori, perché comunque sì, al orario della notte uno probabilmente viene da voi anche perché ha voglia non solo di bere ma di socializzare. Quindi sì, questa sì, è proprio la base. Domanda che ponevo ai tuoi colleghi è stata in questi giorni: varrebbe la pena, pur di tornare a lavorare con continuità e sicurezza, investire ulteriore denaro come avete fatto voi in security man, in una sicurezza magari divisa, nel senso a Milano potremmo, in alcune vie si potrebbero anche dividere più gestori la stessa spesa. Quello che sto riscontrando è che non c'è una voce unica, innanzitutto, ognuno la pensa un po' in maniera diversa. Tu e voi avete fatto questa scelta a Barberino del Mugello, pensando alla realtà come Milano. Ai tuoi colleghi milanesi che sono un po' in dubbio, che cosa consigli rispetto a questo argomento e perché? Posso parlare della mia esperienza, nonostante si tratta di finanze economiche che sono uscite direttamente dalla nostra tasca,
abbiamo notato che con la presenza di sicurezza, con cartellino quindi autorizzata, le norme potevano essere sicuramente gestite in maniera più professionale. Però è chiaro, si parla di un contesto come Barberino di Mugello, che è un contesto di paese. Non avendo vissuto e non vivendo il contesto di Milano, ecco, non saprei esattamente. È indubbio che la sicurezza possa aiutare. Quello quanto spenderà? €80 a sera voi? 150 euro. A sera? Ah, ecco. Più di quello che avevano detto altri tuoi colleghi. Quindi comunque è un impegno, è veramente impegnativo, è come uno stipendio in più. Sì, praticamente sì. Okay. Però ci permetteva di lavorare qualcosa in più, perché i tavoli rimanevano distanziati, i clienti indossavano la mascherina. Lorenzo apprezza, cioè i clienti, secondo te, sono più propensi a venire in un locale in cui vedono la sicurezza davanti alla porta, comunque intorno alle ors, oppure no? Sicuramente ci sarà qualcuno che sarà danneggiato da questa cosa, che a livello visivo possa essere disturbato, però credo che la stragrande maggioranza di persone voglia vivere la socialità con nonostante ci sia la restrizione. Ecco, quindi magari con la scelta della sicurezza puoi sacrificare una piccola percentuale di clienti. Però per me ne vale la pena, ecco. E se la situazione di quest'estate sarà simile, con la speranza che non sia simile ma che sia comunque diversa e più tranquilla, però ecco, si dovesse tornare al contesto d'anno scorso, sicuramente noi sceglieremo per la sicurezza di nuovo. A proposito di quest'estate, Lorenzo, che cosa ti aspetti dal punto di vista di richieste da parte dei clienti, che cosa vorranno i clienti, che cosa pensi che dobbiate offrire voi a Cocktail Bar ai clienti quest'estate? Un'evoluzione. Allora, sicuramente partendo dalla base, parlo da sotto l'aspetto del bar, sicuramente la base di classici, che sono intramontabili e che sono sempre la base della nostra proposta, cioè i classici non dovranno mai mancare. Abbiamo abituato la nostra clientela a cambi di menù molto frequenti, quindi lo stesso approccio lo abbiamo poi portato anche sulla pizzeria. Menù dinamici che cambiano continuamente, anche senza una logica. La pizza può cambiare una volta al mese il menù, come 3 settimane, per esempio. Se una pizza non funziona, esce dal menù, ne entra un'altra. E lo stesso sul bar. E quello che abbiamo notato noi anche durante il lockdown, è la richiesta di cocktail signature nostri in bustina, anche se dovrebbero essere assaporati magari in un bicchiere ghiacciato, con un certo tipo di preparazione. Quindi mi aspetto i clienti, dato che noi li abbiamo abituati così, a ricercare sempre la qualità. Qualità e novità, mi sembra di capire. Esattamente, sì. E penso che questo nostro approccio nel rendere i menù dinamici ci abbia aiutato tanto a lavorare anche durante il lockdown, soprattutto sulla pizza. Il menù dinamico, pensando da un punto di vista logistico funzionale, avrà dei vantaggi che sono quelli che tu puoi far girare i prodotti che hai. Adesso penso più ai cocktail che alla pizza, voglio dire prodotti freschi, ma nel birra miscelato usiamo il magazzino e facciamo girare le bottiglie che magari non stanno andando molto. Quali sono gli svantaggi però invece? Allora, attualmente di svantaggi non li trovo, no, perché da sempre attuiamo la pratica di tenere meno magazzino possibile, quindi evitare ordini a costo di non poter abbattere il prezzo di qualche prodotto, però ciò ci permette di poter fare a meno di una bottiglia, di provare il liquore nuovo che è uscito, provarlo a miscelare, e
magari ecco, lavorando anche sul prezzo del cocktail. Quindi Margherita del Mugello, quanto costano i cocktail da voi? Minimo e massimo? Allora, partiamo da 5 euro fino ai 10 euro. Vabbè, che voglio dire, rimane comunque un prezzo ragionevole all'interno. Esatto. Quindi il consiglio ai tuoi colleghi è anche quello di puntare su menù dinamici quest'estate? Sì, per me sì. Può servire menù dinamico anche a smaltire il magazzino. Inserire magari delle proposte nuove per lo smaltimento del magazzino e altre proposte invece per creare curiosità, interesse e per provare anche prodotti nuovi. Ecco, quindi mi sento di consigliarlo, sì, assolutamente. Prima di salutarci, una curiosità che voglio condividere con te. Allora, recentemente abbiamo coinvolto a RPL una serie di colleghi tuoi, compreso il presidente IBA Giorgio Fadda, per capire un po' gli scenari che stanno appunto prospettandosi. Si parlava di revival di cultura tiki, in realtà non è esattamente nuovo perché negli ultimi anni abbiamo visto un'esplosione di tiki bar. Che cosa ne pensi rispetto a quella che è la tua esperienza? Sarà davvero l'anno del tiki il 2021? Io vedo il movimento tiki come una costante, insomma, negli ultimi anni. Poi ha avuto dei periodi di boom, con appunto anche la nascita di cocktail bar prettamente tiki. Però ecco, lo vedo come una costante. Non sono sicuro però che quest'anno potrà rifare il boom come negli anni scorsi su il tiki. Chi pensa che potrebbe funzionare più del solito si rifà un po' all'esperienza del passato, pensando agli americani del post-proibizionismo, che avevano bisogno comunque di luoghi allegri, sereni, divertenti. E questo un po' ecco la spiegazione di chi dice io ci credo. Invece tu? Io penso che oltre all'innovazione si cercherà di vivere il cocktail bar nella tradizione, principalmente. Quindi andare a bere un buon Negroni all'orario aperitivo, a sedere in tranquillità. Nel The Office, che andrà più che all'interno, ovviamente, no? All'esterno? All'esterno. Pensi, all'esterno, no? All'esterno, avete uno spazio ampio all'esterno, Lorenzo? Sì, noi abbiamo più o meno il doppio dei coperti all'esterno rispetto alla sala interna. Quindi io credo che sfrutterete, sperando che siate aperti, che possa andare in giro, sarà quella la zona chiaramente più vissuta del bar quest'estate. Assolutamente, sì. Decisamente. Senti Lorenzo, io ti ringrazio molto di questa conversazione che è partita da raccontare che cos'è il Vermo del Mugello, avvisare, insomma, a lanciare la notizia che prima o poi farete un amaro, perché questo l'hai detto, farete qualche altro prodotto. Questo è trapelato. Esatto, sappiamo che farete anche altro e non lo volete dire, e grazie della disponibilità, grazie a tutti, amici nostri. Grazie a te. Noi posteremo, condivideremo anche il video, per cui se non vi, insomma, lo farei anche tu. Alla prossima intervista. Grazie a tutti. Ciao, grazie Nicola. Ciao. Ciao.